Questo bel pomeriggio di domenica ci dedichiamo un pochino alle nostre poesie, riprendendone in mano qualcuna che avevo già messo da parte tra le tante disponibili sul web e in libreria. E ce n'è una che, con la quale vorrei ricominciare, e si chiama La Scala di Cristallo di Langston James Hughes. E mi tocca da vicino perché è una madre che si rivolge al figlio. Il figlio, che è una riflessione in pratica sul percorso della vita. Parla di un giovane che si rivolge con sgomento alla madre di fronte alle prime difficoltà e la madre gli dice: "Guarda, la mia vita non è stata per niente facile, eppure io non mi sono mai fermata, ho continuato a salire la mia scala che ha avuto gradini tutt'altro che di cristallo. E quindi ho incontrato anch'io difficoltà, ma ciò nonostante non mi sono mai fermata." La scala di cristallo. Bene, figliolo, voglio dirti una cosa. La vita per me non è stata una scala di cristallo. Ci furono chiodi e schegge e assi sconnesse e tratti senza tappeti sul pavimento, nudi. Ma per tutto il tempo ho continuato a salire e ho raggiunto pianerottoli, voltato angoli e qualche volta ho camminato nel buio dove non c'era uno spiraglio di luce. Quindi, ragazzo, non tornare indietro. Non fermarti sui gradini perché trovi che salire è difficile. Non cadere adesso. Perché io vado avanti, amor mio. Continuo a salire e la vita per me non è stata una scala di cristallo. Dedicata a tutte le persone un po' fragili, soprattutto agli adolescenti. Non fermarsi mai, mai, mai. Testa dura, muso duro e avanti sempre, tutta. Le difficoltà si superano.